Ciao a tutti i Toretti e benvenuti in questo 104esimo episodio della serie America. Oggi siamo qui ancora, scusate se non ci sarà la Made in Italy quest'oggi, ma purtroppo come ben sapete c'è poco da fare, quindi preferirei non portarla per un po'. Facciamo una piccola pausa, alla fine ho preferito fare una pausa che portarla un po' ogni tanto. Comunque magari sabato, ecco, potrebbe sempre uscire. Voi date un occhio. Comunque sto notando che questo Mase non va dritto per il peso del carro. Vedete? Sbanda un pochettino. Comunque. Quest'oggi avevo un piccolo dubbio sul cosa fare. Ero quasi tentato di vendere il Challenger. Vi metterò nei commenti un sondaggio riguardante la vendita. Perché, boh, ok, bello e tutto, però non mi piace moltissimo perché quando lo si guida coi cingoli è diverso lo sterzo, ecco. Rispetto a questo gommato, comunque lì pronto da vendere guadagneremmo 222.000 euro all'incirca. Comunque pensato, aspettiamo voi, aspetterò voi per vedere cosa fare. Ok, serbatoio è pieno perché l'aiutante B sarebbe la nostra trebbia, che andremo a svuotare e poi ci andremo a comprare un po' di campetti. Perché me l'avete fatto anche notare nei commenti. Avevo già in mente di andare, però dopo i commenti ho detto va bene, andiamo. Comunque, se non mi sbaglio, ieri avete visto Car Mechanic Simulator. E se non mi sbaglio, se non. Se ce l'ho fatta più che altro, avreste dovuto vedere anche MotoGP. Ma penso sì, dovrei farcela. MotoGP dovrebbe uscire alle. Dovrebbe essere uscito alle 5 o alle 6 di sera. Ok. Comunque arriveremo a tante ore con questo Massey, ma tante tante. Anche se quasi quasi prossimamente lo vendo. Compriamo qualcos'altro. Ho già in mente un nuovo mezzo e vediamo. Vediamo un po'. Vabbè, aspettate, possiamo tagliare qua nel campo, intanto non c'è neanche l'entrata. Ok, tanto il campo d'erba non si dovrebbe passare lo stesso in mezzo, però almeno è d'erba. Alla fine si falcia. Però meglio andare nell'erba che nei girasoli. Allora, ho messo un attimo l'automatico, perché qua è da sistemare un bel po' di cose. Ci mettiamo qua, girasoli che avevo seminato già da un po' di tempo, non ho più trebbiato tra l'altro. Due cavoli. Ok. Togliamo l'operaio e andiamo un attimo a scaricare. Tra l'altro la nuova trebbia mi sa che ci converrebbe ancora aspettare un pochettino prima di acquistarla. Ok. Guardiamo un attimo i campi. Allora, io sto pensando. Aspettate. Ok, sto pensando di andare subito al 26. E il 13. Adesso. No, aspettate, il 13 no. Il 24, il 22 e il 26. Sarà difficile acquistarli tutti, però vediamo un po'. Qui adesso mi converrà andare avanti un bel po' off camera. Il problema di andare avanti off camera è che quando devo andare avanti preferisco giocare a Counter Strike o Formula 1 o MotoGP, quindi dovrò regolarmi un pochettino e giocare a meno quei giochi e portare avanti la serie. Se no già sarà difficile. Vediamo un po'. No, come cavoli si fa? Giusto. Da qua. Ok, andiamo avanti. Gli diamo l'automatico nuovamente. Tra l'altro c'è il New Holland che sta andando avanti a seminare i pioppi. Ora andiamo un salto al campo. Ah, aspettate, guardiamo un attimo questo, il 29, che non sarebbe male per tutti questi campi qua. Allora, 29, 349.000, parecchio. Questo 259.000, sì, è leggermente più piccolo. Adesso facciamo un salto nel fiume, ok. Buono, questo qui sarebbe a mai, si potrebbe fare già trinciato, quindi questo qua sicuramente. Vediamo.
355.000. Va bene, lo compriamo. Ok, vediamo se è fertilizzato. Mi pare di sì perché no. No, perché bisogna ancora fare la fertilizzazione. Ok. Mentre questo, vediamo un po'. 68.000, dai, ci stiamo dentro. Compriamo pure questo. Ok. Aspettate, già che ci siamo. Qui, ok, devo ancora seminare. Vediamo un po' quanto ci costa questo, che facciamo un bel po' di acquisti. Troppo. Allora, spostiamoci qua. Il 10. Così è già. No, aspettate, il 6. Vediamo. 110.000. Dai, dai, compriamo anche questo così. Ok. Adesso. Mi pare che sia l'unico mezzo, sì, che ho libero. Andiamo un attimo in farm. Abbiamo finito praticamente tutti i soldi con l'acquisto di quei campi e ci prendiamo l'irroratore. Perché lo span di fertilizzante contiene poco. L'irroratore almeno porta di più. E andiamo un attimo a finire, cioè a fertilizzare sti campi prima della raccolta. Ok. Ecco, magari in questo periodo ve la porto un po' più in single player questa serie, preferisco puntare sulla serie agricola in multi, perché lì c'è veramente tanto lavoro, qui più o meno si riesce anche da solo. Poi se caso metto il course play che dovrei avere, esatto, qui ecco devo ancora raccogliere un po' di cose, è da tanto che non faccio trebbiature, ma è da tanto anche che non gioco su questa serie, almeno 2 o 3 settimane. A parte, vabbè, lo scorso episodio che l'ho fatto ieri, però è da tanto. Allora, vediamo un po' l'irroratore se è pieno, perché adesso dobbiamo stare attenti perché le sementi non ne abbiamo più. Cioè non abbiamo più soldi per acquistarle. Ecco, vediamo. Dobbiamo buttare giù 2000 litri circa di fertilizzante liquido che è questo qua. Ma sì, dovremmo starci. Vediamo un po' come è messo il nostro. Eccolo qua. Il nostro New Holland. Mentre la trebbia. Sì, dai, quasi finito. Ok, abbiamo finito quasi tutti i soldi praticamente. Ora andremo anche sotto. Ma non preoccupatevi. Perché, anzi, faccio vedere subito. Andiamo a vendere un po' di mais che era stato immagazzinato alla ferrovia, mi pare. Così da non andare sotto proprio ora. No, vabbè, dai. Non preoccupiamoci del mais da vendere. Andiamo pure sotto. Poi con il latte o la lana si riuscirà a ritornare su. Col latte sì, principalmente perché abbiamo tante vacche, ne produco molto. Però anche con la lana. Ma appunto il latte senza muoverci guadagniamo. Infatti le vacche sono una cosa molto importante. Dovrebbero essere 141, mentre le pecore 180, una cosa del genere. Allora vediamo un po' la strada. Ci conviene andare a sinistra, sì. Poi dopo risaliamo, anzi no. Facciamo un percorso alternativo. Aspettate. No, voglio andare qua a destra, si riesce però si allunga soltanto. O no? Aspettate. Sì, praticamente la si allunga quasi del doppio. Comunque il nostro same ha poche ore. Però dai, è utilissimo. Continuate a dire di mettere il caricatore frontale. Ma per ora non glielo metto perché abbiamo il Valtra. Magari più avanti si potrebbe far cambio e glielo si mette a questo e glielo si toglie al Valtra. Però per ora non lo metto. Perché sui 200 cavalli, ok, sì, si potrebbe anche mettere, però già è meglio sull'altro. Resta più comodo. In teoria adesso dovrebbe arrivarci anche la notifica della trebbia che è piena. Mi dispiace che ho messo l'automatico sul New Holland a seminare ancora i pioppi, però fa niente. Dopo in questo campo qui lo faremo tutto ad abeti, molto probabilmente. Sarà un po' complicato perché
No, vabbè, è abbastanza vicino, quindi nessun problema. Sto chiedendo cos'è questa cosa qua sopra nera. Boh, attenzione agli orsi. Ok. Siamo a dispiegare. Teoricamente non si dovrebbe fare una cosa così perché siamo con le gli pneumatici larghi. E non va bene. Però vabbè. Non abbiamo. Cioè. Non distruggiamo niente alla fine su questo gioco. Ok. È così che facciamo tanto, quindi quello insilato, praticamente abbiamo il 26 e questo campo qua. Questo qui si fa anche in fretta, però il 26 sarà un po' un casino, quindi magari aprirò la partita in multiplayer. Però magari anche no, vediamo. Magari l'aprirò soltanto per portarci avanti un pochettino che facciamo questo. Comunque sì, anche soltanto in questo, ma io penso che col 26. No, riempire la trincea no. Però un po' di mai di insilato ne faremo. Sì, beh, con questo irroratore si fa subito, eh. Praticamente abbiamo già fatto quasi metà campo. Caruelle Nicolas, mai sentita come marca, eh. A parte qui su Farming, ovviamente, dovrebbe essere Francesco. Aspetta, siamo un po', se no distruggiamo le piante, come le stiamo già distruggendo. Sì, i soldi vanno giù parecchio veloce. Vediamo un po' com'è, che punto è. E il New Holland, sì, ne farà tanta di strada. Quindi, vabbè, il mais, caso lo venderò per conto mio, dovrebbero essercene sui 30.000 litri. Che in pratica il silos era pieno, quindi sono stati portati lì. Comunque, le piante almeno si entrano anche in cabina, quindi sono abbastanza alte. Bisognerebbe avere il New Holland, quello l'irroratore semovente, ecco. Lì sarebbe veramente perfetto. E adesso andiamo di qua all'ultimo pezzettino. Ops, mi presento una pianta. Realmente questa cosa ci avrebbe comportato la rottura dell'irroratore, però dai, come sempre, come ho sempre detto, siamo su farming, qualcosina di un po' irrealistico può accadere. Poi non siamo su una serie tipo la Sandy Bay in cui l'avevo fatta un po' per lo più realistica. No, qui siamo anche scesi sotto i 1.000 euro. È da tanto tempo che non andiamo così, non abbiamo così pochi soldi. Comunque sì. Se vogliamo finire la serie dobbiamo iniziare subito a prenderci tanti campi perché attrezzatura fa niente. Perché se iniziamo a prendere la nuova trebbia spendiamo 500.000, i campi non li prenderemo più. Così almeno dura, secondo me dura qualcosina in più facendo così, comprando i campi. Però, boh, perché se prendiamo tutta l'attrezzatura, però ora che prendiamo tutte le cose durerà parecchio. Allora, vediamo un po' il nostro sametto. Tac, piccola screen. Ed ora andiamo giù. Sarà anche questo un video abbastanza corto, ma in questo periodo veramente non riesco a farli troppo lunghi, sia per star dietro a caricarli che renderizzarli e quant'altro. Ok. Il campo qua. A saperlo prima potevamo prenderlo uno in modo da poter raccogliere tutte le patate. No, aspetta, sono barbabietole, quindi non abbiamo attrezzatura. Vabbè, si vedete il consumo di fertilizzante è praticamente zero. Abbiamo fatto l'11%, non è quasi niente. Comunque ora sorpasso, sorpasso. Guardate come borbotta il nostro trattore. Ma comunque ora andiamo al campo il 26 e il 24, se non mi sbaglio, sì, più o meno sono tutti quelli. Ecco, mentre per quei campetti lì è da vedere. Perché sono belli e tutto comodi, però già non ne vale tanto la pena seminarli perché piccoli, sono piccoli. Quindi già. Sarebbe stato bello avere dei campi così sulla serie agricola. Quello sì, perché è una mappa veramente immensa. Qualche campetto del genere ci sarebbe stato bene.
Però magari ad avendoli sarebbe stato come ora, che dico che non sono tanto comodi. No, però sì, ci starebbero. Magari non così piccoli. Potrebbero essere tipo il campo 6, che effettivamente non è piccolissimo, qua su questa mappa. È medio piccolo, ecco. Piccoli tipo il 21 e il 17 sulla mappa della serie agricola, sulla Lost Hill Country sarebbero inutili, perché boh, chi è che andrebbe ad utilizzarli? Nessuno. Magari una volta farci un po' d'erba e basta. Comunque, arriverà un episodio forse domani. È da vedere se lo farò in multi o in single player. Comunque, dovrei registrarlo oggi stesso quando uscirà questo video, oppure l'ho registrato ieri. Quindi vi informerò sulla pagina Facebook o Telegram. Ok, dovremmo girare qui a destra, quindi ci mettiamo già sulla nostra corsia. Mentre Eurotruck, ecco quello da vedere quando portarlo. Penso fine settimana, magari domenica. Vediamo. Ok, siamo arrivati finalmente al nostro campo. Volevo già tagliare sull'erba, invece no, c'è qui l'entrata. Iniziamo a dispiegare. Questo qui l'ho lavorato parecchio, avete visto anche voi quando l'ho comprato. Aveva su parecchi lavori. No, era il 24, però quello che ne aveva di più. Il nostro diciamo, non il compratore, il compratore siamo noi. Il venditore, diciamo che è stato molto contento. Ok, iniziamo anche qui. Ecco, vi faccio vedere. Mi avete detto che era per il fatto che mettevo disattivati lì. Aspettate. Mettiamo automatico. Ok, mettiamo un po' più a destra. Mettiamo disattivate le linee, però così non c'entra nulla, perché ho provato in single player, funziona la GPS sulla serie agricola, è soltanto sulla mappa diciamo della serie agricola in multiplayer che non mi funzionano. Infatti magari vedrete prossimamente e è così. Perché ho provato anch'io, quando non c'è nessuno funziona, quando entra gente no, non lo so. Funziona soltanto con l'F5 e nulla. Ah, ok. No, 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 è un bug della GPS, credo. Sì, perché vedete qui non si vede, l'attivo inizia a vedersi, vabbè. Sti bug della GPS appunto, ok. No, perché era per farvi vedere, vedete? Non funziona lo stesso. Io le linee attivate ce le ho. L'offset non c'entra nulla. Vabbè, 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 fa niente. Comunque ragazzi, ora io andrò avanti ancora a raccogliere qui, cioè a irrorare questo campo, mi porterò avanti con tutti gli altri campi, quindi andrò a, vabbè, a finire di seminare i campi che mancano ora, e poi andrò a raccogliere tutti quelli che sono già pronti, tipo quelli in zona farm, in modo da aver già tutto a posto per la prossima semina. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale se non ancora fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao a tutti i torretti!